È stato più o meno un anno fa. Seconda domanda. Quando è la prima volta che hai ascoltato l'ASMR su sale a qualche anno fa? E già rimuginavo sul fatto di fare qualche video. Terza domanda. Qual è il tuo video preferito? Il mio video involontario deve essere stato di un, non so se era inglese o americano, faceva dei trigger con gli oggetti, ma è successo ASMR, Jan Art ASMR e Ste ASMR. Qual è il tuo trigger preferito da ascoltare? Diciamo il suono dell'acqua che scorre, ma anche quello del fuoco quando scoppietta. Sesta domanda. Qual è il trigger ASMR meno preferito da
fa rilassare e devo aggiungere anche che mi fa rilassare non solo qualcosa che ascolto, ma come vedete nel video anche gli occhi vogliono la loro parte. Ottava domanda: qual è la tua routine della buonanotte? Di solito faccio le parole crociate. Sempre con la matita e mi rilassa leggere e pensare alla domanda delle parole crociate. Nona domanda: qual è il tuo preferito da fare? È versare dell'acqua in un bicchiere, solo che in questo momento ne sono sprovvisto. Mi dispiace, non posso farvelo sentire, ma immaginarlo chiudendo gli occhi. Decima domanda: qual è il tuo trigger meno preferito da fare? È questo. Undicesima domanda: quanto tempo ci metti a realizzare un video? Beh, dipende dai fattori esterni. Se ci sono rumori molesti, se no ci metto in media 10 minuti tra una cosa e quell'altra, forse anche meno. Dodicesima domanda: hai mai avuto un formicolio nei tuoi video? Direi di no. Tredicesima domanda: guardi i tuoi video? Direi di sì, spesso per capire dove sbaglio. Quattordicesima domanda: che software usi per editare i tuoi video? Un semplice telefonino? E ho scaricato adesso non ricordo il nome, mi spiace. Quindicesima domanda:
Sono gli importi. Thank you.
consiglio daresti ad un fan che vuole cominciare a fare video ASMR? Potrei dirgli solo, prima di fare certi video, di guardare tanti video e di provare a fare qualche video. Però, prendendo spunto qui e là dagli altri, ma però mettendoci un pizzico di qualcosa di personale, perché non bisogna copiare. Le domande sono finite e io aggiungo una cosa. ASMR e ne sono rimasto folgorato, è stato il secondo o due dell'inizio della canzone di Vasco Rossi, Bollicine, è bastato quel secondo o al massimo due secondi dell'inizio della canzone. Andatela ad ascoltare.